Mancini, allenatore ed esperto di arti marziali miste. Alan, presentati e racconta al nostro pubblico la disciplina di cui ti occupi. Allora, mi chiamo Alan Petrini, sono ormai allenatore dell'Energy MMA da quasi 10 anni, è una squadra che gareggia attivamente, questo è l'8º anno che partecipa alle gare e quest'anno proviamo anche questa impresa dei campionati del mondo, dove abbiamo trovato russi, azerbaigiani, americani, insomma, un bello scenario. Cos'è per te e cosa rappresenta l'MMA? Allora, quello che facciamo oggi per tanti viene visto come un punto d'arrivo. Un punto d'arrivo che è il momento della gara in cui tutto quello che hai fatto prima deve un po' arrivare a dare i suoi frutti. Per noi è comunque un momento, perché abbiamo fatto sì tanto come squadra, ma secondo me abbiamo fatto anche tanto di più fuori dalla gabbia, non soltanto dentro. Siamo riusciti comunque a creare un gruppo uniti, certo, dalla passione per questo sport, ma anche e soprattutto da un'amicizia, da un aiutarsi a vicenda che va ben oltre quello che faremo oggi. Quindi comunque vadano queste gare qua, io sono strafiero dei miei ragazzi. Cosa ti ha spinto a portare i tuoi ragazzi al Festival d'Oriente? Ma è senza dubbio un bel palcoscenico, perché come dicevo prima arrivano un po' da tutto il mondo, abbiamo russi, azerbaigiani, abbiamo francesi, polacchi, statunitensi, irlandesi, insomma è sicuramente un bel momento d'esperienza. Poi anche il fatto che comunque per noi è piuttosto comodo vicino a casa, certamente ha influito, però è soprattutto il carico di esperienza che si potranno fare. Invece ora passiamo dal maestro all'allievo, Alessandro Fracassi. Alessandro, perché hai deciso di iniziare arti marziali e da quanto tempo le pratichi? Allora, le pratico più o meno da 3 anni e mi ha spinto a iniziare a fare la voglia di combattere, l'adrenalina che si prova facendo. Come racconteresti il tuo rapporto allievo-allenatore? Lui è mio amico e oltre a essere il mio allenatore anche mi ha sempre aiutato in tutto, quindi non è solo un allenatore ma... Cosa vuol dire per te combattere, per partecipare ad un campionato mondiale? Allora, è sicuramente una bella esperienza e sicuramente può portare solo belle cose, che anche confrontarsi con stranieri e comunque gente di altri paesi è bello. Ringraziamo gli ospiti Anna Pietrini e Alessandro Fracassi per la loro disponibilità e l'auguriamo di bocca al lupo e un buon proseguimento. Grazie a voi. Adesso poi per Radio Eco ci troviamo al Festival dell'Oriente e presso Carrara Fiere di Marina di Carrara. E in questo momento abbiamo un ospite che ci racconterà la sua esperienza al Festival dell'Oriente. Salve a tutti. Chi sei? Da dove vieni e perché sei qui? Allora, sono Carlo, vengo da Fonti, in provincia di Latina, e sono qui in occasione proprio per i mondiali del Festival dell'Oriente. Perché hai deciso di affrontare un viaggio così lungo per partecipare al Festival dell'Oriente? Ho deciso di affrontare un viaggio così lungo proprio in occasione per i mondiali, perché comunque diciamo la competizione più importante dell'anno, quindi è proprio categorico non saltarla. E anche sono diversi anni che comunque partecipiamo. L'anno scorso ad esempio siamo stati in Spagna, quest'anno siamo venuti qui, comunque diciamo in base a dove lo organizzano noi andiamo. Molto bene. Cosa provi quando sali sul ring? Quando salgo sul ring è un'esperienza unica, cioè adrenalina, allo stesso tempo della paura, che però quella paura che poi è proprio quella che si trasforma in adrenalina, che ti fa avere voglia di vincere, voglia di combattere, voglia di fare comunque, di ripagare tutti i sacrifici che poi comunque fai in allenamento e ci sono mesi e mesi di lavoro, perché comunque poi tu l'unica prova che hai è proprio quella di un incontro con il ring, quindi... Quanto tempo hai preparato per dedicare questo incontro alle Festival dell'Oriente? 4 mesi circa, comunque tutta l'estate, poi settembre e mi fatto. Molto bene, ringraziamo Carlo e l'auguriamo un in bocca al lupo per il suo incontro che si terrà fra poco. Grazie mille Carlo.